Ha lasciato l'ospedale di Pesaro venerdì scorso, Bruna Pizzolesi, 92 anni, dopo aver contratto il Covid-19 come altri anziani ospiti nella casa di riposo di Saltara, nel comune di Colli al Metauro. Il 9 aprile, domenica delle Palme, l'anziana signora era entrata nel nosocomio ed era stata ricoverata in terapia semi-intensiva. Sono stati giorni molto difficili, ma pieni di speranza. Bruna, o nonna di ferro, come la definisce la nipote Gaia, ha lottato con tutte le sue forze e ha sconfitto il nemico invisibile. Dopo il secondo tampone e risultato negativo, la 92enne è tornata nella struttura gestita dalle suore adoratrici del sangue di Cristo. Bruna è una donna dal carattere molto forte. È una persona lucida, lucidissima, sempre cordiale e gentile, ma proprio da quella tempera bella, forte, e ha sempre combattuto nella vita, anche con la figlia Rosa, tante volte arrivava un pochino allo scontro, ma in senso positivo, proprio per dire che tempera ha questa donna. Si trova sempre in struttura, però in isolamento, come sta? Adesso sta bene, lei è rientrata venerdì scorso e la bellezza di quando è arrivata ha salutato tutti e con le sue gambe è scesa dalla barella, si è messa in piedi, poi l'abbiamo messa seduta in carrozzina e portata in camera, però proprio la voglia di camminare perché lei camminava e quindi ritornerà a camminare. Sta bene, sta in camera in isolamento perché attualmente la dobbiamo tenere in un ambiente ovattato proprio per evitare che possa ricadere, perché è stata veramente male, ha avuto il casco per diversi giorni, male male, la situazione era critica di Bruna. Bruna, che ha due figli, 4 nipoti e 6 pronipoti, una delle prime cose che ha chiesto di fare una volta in struttura è stata quella di poter videochiamare Gaia. Infatti ricordava bene che fosse il suo 10° compleanno e da nonna non voleva mancare, anche se virtualmente, a quel giorno così importante per sua nipote. La forza e la tenacia di Bruna sicuramente sono state alcune delle armi vincenti. Purtroppo però non è stato lo stesso per alcuni suoi amici, 12 anziani, residenti nella medesima casa di riposo. Per loro non c'è stato nulla da fare, il virus se li ha portati via. Numerosi in queste settimane sono stati gli appelli di Suor Laura affinché arrivassero non solo dispositivi di protezione e tamponi per tutti, ma anche il personale sanitario a supporto dei dipendenti. Quello di cui abbiamo bisogno sono ancora un pochino i DPI, perché giustamente ne usiamo tantissimi durante l'arco della giornata proprio per tutelare quelli che sono i nonni e quindi vengono cambiati di continuo e anche tutelare i dipendenti che lavorano. Noi sui dipendenti attuali, cioè di quelli che avevamo in forza, ne sono rimasti gran pochi perché molti hanno preso il Covid, quindi abbiamo dovuto far partire proprio contratti nuovi e il nostro dovere e obbligo è tutelare chiunque. Allora, io vi saluto veramente Bruna e caramente, tanto lei sapeva che questa intervista veniva fatta questa mattina, e i parenti anche, quindi ve la saluto e niente, auguro a voi un buon lavoro e speriamo che tutto vada bene. Sì.